Bella a tutti ragazzi, sono Dora Doraemon e sono qui insieme a Fabi J. Ci vediamo, tanti ciuschi a tutti. Ragazzi, l'intro dal doppiatore di Doraemon è il massimo della vita, 100.000 like solo per questo. Ciao, studiate, ma divertitevi. Ragazzi, l'apertura di vlog da Doraemon vale la vita. Posso già vedere la figa fuori, già qua la figa, mi sta aspettando che finisco il vlog, proprio qua. Comunque ragazzi, io ho registrato una roba che vedrete durante il corso della settimana prossima con il doppiatore di Doraemon, è stato bellissimo. E tra l'altro è una persona super simpatica. Quando io registro i vlog, registro le varie scene durante la settimana e poi faccio un video davanti alla webcam dove introduco le varie cose che sono successe, no? Puntualmente io mi trovo il sabato mattina a montare il vlog e questo video dove spiego tutte le scene lo devo fare prima di pubblicare il video, quindi il sabato mattina. Quindi io mi devo vestire, mettere a posto le luci, le cose, pettinare, vabbè, quello lasciamo perdere. E stamattina non avevo un cazzo voglia, quindi ho detto facciamo questa introduzione di vlog in pigiama, fotte cazzi. Quindi ragazzuoli, passando a che cosa è successo durante la settimana scorsa eravamo in tour con i mates e quando andiamo in tour in giro per l'Italia in genere siamo in albergo ovviamente, e ovviamente essere in albergo con i mates non è tranquillo. Vi lascio a ciò che è successo in albergo l'ultima volta che siamo andati in tour. Ragazzi, vi spiego la situazione. Siamo saliti in albergo, io e i mates. Dovevamo arrivare dal piano 0 al piano 11, quindi 11 piani di ascensore. Stefano, ovviamente, ha schiacciato tutti i tasti dell'ascensore, quindi ci siamo fatti tutti i piani prima di arrivare all'11. Lorenzo, mi hanno smagnetizzato, quindi io sto qua, grazie. Ma cosa? Stavo spiegando cosa era successo. Lascia lo zaino, quindi bellissimo. Vabbè, praticamente si sono aperti tutti. Ma basta, questa è la mia stanza. Dammi il fuori e ti rapido. L'ascensore si è aperto in... No, ragazzi, nella stanza. Ma che cazzo fa? Nel caso ci sono i mostri, gli lanciamo il televisore. No, televisore, posa. No. Cazzo ridite! Aspetta, che cosa vuoi, papà? È la mia la stanza! Lore, che cazzo? Lore, hai preso la chiave? Aia! L'ascensore si è aperto in tutti i piani. E in tutti i piani ovviamente c'era la luce, così, no? Si è aperto all'ottavo. Era buio. Sembrava un film dell'orrore, bruttissimo. Stiamo andando all'ottavo piano a vedere che cazzo c'è. Era horror, ragazzi, non avete idea. Le squadre sono Stefano, anche Anima. Oh, chi è? Oh, papà. Raga, io tengo già. Ok, dai. Siamo io, papà e Simo. Vai, piano 8, vai. 8. 2, 1, via. Oddio, meno male che Giuseppe è coraggioso di saltare le mazzate. Vieni però davanti. Bravo Giuseppe. No. Meno male che ci sei tu, Giuseppe. Se guarda come si spiega. Attenzione. È stato bruttissimo quando si è aperto. Aspetta. Oddio, è la torcia di Sasha. È in costruzione. No, papà. Poi rimanevo bloccati a vita. Non si apre perché c'è il tappeto. Io mi sa che era la oh, guarda là. Oh mio Dio, No, mi chiudete, bastardi voi. Ma cosa? Siamo tutti. C'è una spranga di ferro, usala come arma. Così. Cosa fai, Sasha? Guarda che ti... Mi chiamano... No. Ma aspetta. Torcia. Raga, è la cosa più macabra che abbia mai visto. Qua c'è il pannello elettrico, i giochi insegnano di accendere la luce. Ma vaffanculo, va. Basta, andando via l'infame. L'infame di merda, non ho la paura. Provate a venire qua di notte. No, siamo di notte. Sasha, già non chiudi dentro, Sasha. Ho due armi. Ti prego. Ho due armi, tu. Ma cos'è? Aprite, dai, bastardi, lo sapevo che andiamo... succedeva sta roba. Tu hai giocato i giochi ora, andiamo avanti. Ma cosa andiamo avanti? Non è un gioco a punti. Gli lanciamo le cose delle prese elettriche. Cazzo, quasi che mi si vede. Shh, raga, in questa situazione piano. Sinistra o destra? Ma sei scemo? Porca vacca, va. Ma raga, andiamo. Dai, raga, mazzo senza. Ma io voglio vedere il piano. Sì, è quello, non è che succhi. Vai, Sasha. No, raga, mi sembra succhi uno da. Sasha, vai. È tale abbandonata. No, è un coso di... Non lo so. Mi ha fatto cagare. Come ti... Aspetta, facciamo una intro bella. Raga, c'è un cesso. Sto cagare. Non è un problema di paura, c'è nessuno. Ma non è vero, che ne sa? Se c'è qualcuno uscite così si spaventa, ci andiamo. Cosa c'è? Cos'è? Che c'è? Tubi. 803. Raga, non tutti insieme. Guarda. C'è un cesso. Mi sto cagando. Stefano, fammi luce, te. Era male. Oddio.
ce l'ha Ma che cazzo fai? 808. C'è un sacco nero, anche in degrado c'era, si muoveva da solo. 808, voglio dire. Perché vuoi andare a lotta? Perché... Che cazzo era? Siete dei deficienti, ragazzi. Non voglio essere ultimo. Human Safari, please. Ecco, dobbiamo notare prima che lo sistemi. Che belle, sono le cose delle lampade. Ma tutto questo, papà? Raga, c'è una luce accesa. Ma Giuseppe? Raga, c'è una luce accesa. Raga, ma Giuseppe dov'è? Raga, perché c'è una luce accesa? Perché c'è la scheda di emergenza. Ma Giuseppe dov'è? Ragazzi, dov'è Giuseppe? Dov'è Giuseppe, raga? Ma raga, seriamente, dov'è Giuseppe? Giuseppe è morto, ma... Come morto? Oddio, oddio, oddio! Perché sta salendo? Sta salendo, ragazzi! Eh? No, sta salendo qua all'otto! What the fuck? Ma sei... No, ma cos'è sto coso? Avete chiamato voi! No, raga, non sai che è su sto coso. Non ti dico. No, frate, no, non entrare. Vediamo chi ha il coraggio di salire. No. Ma raga, sta salendo anche qui. Oh, cos'è sta roba, raga? Perché si è aperto di sopra? No, ma fermi. No, ma non si ferma. Sta scendendo. Cosa sta scendendo? Perché sta scendendo? Andiamo via di qua. Andiamo via. Vai via, non lo so. Sali. Apri, vai. Cambia. No, raga, qua. Dai, ci sono, vero? Tutto addosso, mi sono andato a brutto. Hai fatto cagare addosso noi. Basta, voglio andare a dormire, basta. Beh, ragazzi, questo è quello che succede se fate le cose con Stefano, Sasha, Salvatore e Giuseppe. Giuseppe no, perché Giuseppe è tranquillo. Gli altri ispirano l'omicidio. E l'altra cosa particolare che è successa durante la settimana, che forse sarà anche la copertina di questo video, perché è giusto fare il clickbait per fare i big money, è successo che ho incontrato... Francesco Gabbani, che è l'autore della canzone Occidentali Scarma, che è la canzone che ho parodizzato con Haters in Italia, che tra l'altro mi ha fatto i complimenti per come canto io cosa? Grazie Francesco, sei stato molto gentile, una persona super gentile tra l'altro. Avevo un sacco voglia di presentarmi in pigiama con lui, però ho detto vabbè, tanto se ha visto che sono un coglione, quindi non c'è neanche bisogno che io lo faccia, lo sa. Comunque ragazzi, domani ci sarà, io verrò in pigiama, ci sarà la data a Milano, che sarà la data più importante del tour secondo me, perché Milano è la data in cui siamo, non che le altre non siano importanti, però a Milano siamo in casa. Dobbiamo spaccare, dovete venire tutti ragazzi domani, deve esserci la Madonna. Io direi ragazzi che per questo vlog possiamo concludere qua, però vi voglio dire che durante la settimana usciranno delle robe che non ho messo in questo vlog perché sono troppo particolari. Tenetevi pronti per questa settimana che arriva, che c'è la peggio merda. Comunque in tutto questo volevo dirvi che Outlast mi sta piacendo un botto e che questo lunedì esce la terza puntata, che sarà una bomba. Adesso mi cambio e vado a giocare un po' ad Outlast, perché è quello che faccio io il sabato. Beh ragazzi, sono arrivate le sorprese di Kinder Sorpresa e dentro c'è Favij. La mia vita è completa.